Qui adesso vediamo che si passa alla fase della scotta, cioè il formaggio, una volta che è stato messo e compresso all'interno delle fascelle, si passa nel siero di latte che è ad alta temperatura, circa 70 gradi, per avere una prima scottatura e una condensazione. Questo consente la fase successiva della maturazione e dell'essiccazione. Qui vediamo che il nostro formaggio ha preso ormai una forma ben definita e viene numerato con il codice di allevamento, perché ogni produttore ha un proprio numerino. Maggio poi viene diviso in lotti, ogni lotto viene dato un numero progressivo, in questo caso è una cagliata che noi chiamiamo anche tuma. Questa viene tagliata sempre a fettine più piccole, fatta un po' acidificare, perché con questa procedura si ottiene il caciocavallo, le famose pere di caciocavallo. E ora vediamo. Formaggio tenero. Prodotto finito, che è il caciocavallo, ed è un formaggio molto tenero che piace tanto ai bambini. Dopo aver estratto dal latte il formaggio, il latticello, o meglio il siero di latte, al siero di latte viene aggiunto una percentuale minima di latte, altro 10, circa il 10%. Questo per far sì, come vedete in questo caso, di estrarre la ricotta, che la ricotta è un alimento buonissimo, molto proteico e scarso nello stesso tempo di grasso, perché il grasso non supera mai una percentuale minima. Viene consigliato anche nelle diete la ricotta. Vediamo che la temperatura viene portata a circa oltre 80 gradi, e tra 80 e 89 gradi avviene lo stesso meccanismo di prima, cioè l'agglutinazione. Soltanto che in questo caso non tireremo fuori il formaggio, ma la famosa ricotta. Osserviamo. Qui si inizia a materializzare, vedete, la ricotta, e siamo quasi a 87-88 gradi, e da qui possiamo metterla anche nelle fascelle per poi destinarla al nostro mercato. La troveremo nei supermercati, nelle botteghe alimentari, e la ricotta serve per tante cose, soprattutto per fare degli ottimi dolci, quali il cannolo siciliano. Vediamo le celle, in questo caso sono delle celle frigo a 10 gradi, dove viene messo il fresco, cioè il prodotto poi viene confezionato sottovuoto, ecco, perché è fatto maturare per un periodo di circa, c'è chi qualche settimana, c'è chi fino a 3 mesi, viene definito prodotto fresco, e questo va direttamente ai mercati. Vedete quanta bontà c'è all'interno di questa cella. Mentre poi successivamente qui abbiamo una cella dello stagionato. Questo è un prodotto fresco. Questo è prodotto fresco, le caciotte famose. Mentre dall'altra parte abbiamo il prodotto stagionato, che può durare, questo prodotto stagionato, anche qualche anno. Per esempio il parmigiano reggiano, che voi tutti conoscete.
Oltre al formaggio, nella nostra azienda agricola si possono vendere tanti prodotti, quali il miele, oppure le conserve della nostra nonna, come tanti altri prodotti ancora, pomodori, eccetera. Qui la signora sta vendendo, come pure delle buonissime uova. Uova che in questo caso sono freschissime e si danno qui indicazioni per dire che le uova freschissime devono essere indicate. Poi ci sono le uova fresche che hanno una durata massimo di 21 giorni, quindi si dà una scadenza e si dà un codice, come pure tutte le uova. In questo caso no, perché si tratta di un piccolo allevamento, ma le uova provenienti dai grandi allevamenti devono essere timbrate una per una, ricordatelo e ditelo alle vostre mamme. Il viaggio che abbiamo percorso ci ha dato la possibilità di vedere un ambiente integro, pulito, ricco di pascoli e di animali sani, senza malattie. Abbiamo avuto la possibilità di conoscere persone che con duro lavoro producono alimenti genuini, saporiti e sicuri. Sicane 3000, però, non è soltanto un viaggio nel territorio, ma è soprattutto un viaggio nell'educazione alla salute, che ha lo scopo di promuovere una corretta informazione per una generazione sempre più condizionata dai media e dalla pubblicità. Un'alimentazione sana e corretta evita l'insorgenza di molte malattie, come il diabete mellito di tipo 2, l'ipertensione, il colesterolo alto, malattie cardiovascolari, l'artrosi precoce, l'osteoporosi, la litiasi biliare, le carie dentarie nei nostri bambini e soprattutto le carenze di ferro e di iodio, ma addirittura i tumori di origine alimentare, che sono sempre in enorme crescita. Infine, l'obesità, sempre più bambine, sempre più ragazzi e ragazzi sono grassi. Ecco, l'obesità è una grande emergenza sanitaria dei paesi ad alto consumo alimentare. Sicane 3000 significa quindi prevenzione nel progetto salute del nostro distretto sanitario. Tutto ciò che è vicino a te lo conosci ed è sicuro, tutto ciò che è lontano da te lo conosci poco e non fidarti. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, being a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. Oh, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my